Mamma mia, c'è un'attività pazzesca. Ti stiamo dando fastidio? Se sì, spegni tutte le lucine, per favore, perché sennò non capiamo. Possiamo rimanere qui? Se sì, mi spegni le lucine? Poi guarda, uno solo, l'altro che è a pochi centimetri, niente. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo iniziato così brutalmente perché stiamo riscontrando delle attività molto particolari. Oggi parleremo poco perché la nostra visita sarà più che altro per documentare, per fotografare. Vi illustreremo poi il tutto magari questa sera in un live. Siamo all'interno di un vecchio castello e questa è una chiesa sconsacrata. E c'è un'attività incredibile. Vuoi che andiamo via? Se vuoi che andiamo via, mi devi dare un cenno, devi spegnere le lucine perché sono sempre accese e io non capisco. Si agita quando le parliamo. No, lo prendo come un non vuoi che andiamo via? Se vuoi che andiamo via, ok, ti stiamo dando fastidio? Se sì, mi riaccendi le lucine fino al rosso, per favore. No, una risposta chiara questa. Vuoi comunicare con noi allora? Se sì, me le accendi fino al rosso. Ha la potenza di accendere 2 K2. E c'è una formazione grossa di campo Mi elettronico. spegni ancora una volta le lucine, per favore? Le ha accese tutte. Ah, me le ha spente. Sì, in un K2 sono spente e nell'altro. Vuoi che ti diamo la luce? Hai bisogno di luce? Possiamo fare qualcosa per te? Mi puoi spegnere solo una volta per favore le luci e io ti posso, così ti posso porre delle domande? Spegni ancora un po'? Ancora un È molto intenso, eh. pochino? Provo a farti un'altra domanda. Io sono oltre 2 metri di distanza, peraltro sto riprendendo con la GoPro e non con lo smartphone. Mi allontano ulteriormente, ma il K2 continua. Mi fai solo capire se ti stiamo dando fastidio? Se ti diamo veramente fastidio, spegni tutte le luci del K2, di modo che capiamo. Vuoi che andiamo via? Non dà risposte, è un'energia presente, ma non dà risposte. Sì, ma è un'energia ben forte. Comunque mettiamo in registrazione, ma la cosa assurda è che l'altro No, K2 si accende, attacco. sì, ma non come questo, guarda, questo qui è a fondo scala. La prima volta che ci succede così. Allora, facciamo una cosa, io metto in registrazione lo strumento, noi continuiamo la nostra visita all'interno di questo posto perché è immenso. Siamo noi che ti stiamo dando fastidio. Se ti diamo fastidio, mi accendi le lucine, per favore? EVP2, altare.
chiesa. Vuoi che andiamo via? Se sì, mi accendi le lucine fino al rosso? Non ho capito. Vuoi che andiamo via? Se sì, mi accendi le lucine fino al rosso? Abbiamo anche uno strumento che rileva delle sorgenti elettromagnetiche, però di frequenze altissime, quindi raggi gamma addirittura, ed è quello che fa quel rumorino, quello strumento bianco al fondo. Ma il campo elettromagnetico qui attorno a questo altare è quasi costante. Non c'è assolutamente corrente, non c'è nulla. Adesso se entriamo in zona buia metterò la torcia. Scatta delle foto, Nick. Sei sempre qui con noi? Allora, fai una cosa, prendi il K2, prendi tutti gli strumenti, lasciamo qua solo il registratore e andiamo su. Non so, uno dallo a Claudio, teniamolo in mano, proprio quello lì spegnilo. Quello mettitelo pure in tasca e lasciamo qua solo il registratore. L'hai acceso? Sì, sì. Non so se ci sarà segnale all'interno, ci proviamo. In ogni caso riprenderemo tutto quanto con le nostre videocamere. Adesso ci rechiamo all'ingresso e cominciamo a salire. Provo a fare una panoramica. Questo è il posto. È un vecchio castello, leggo velocemente i commenti, non è una villa, un castello che fu roccaforte dei nazisti ai tempi della guerra. Vediamo se si riesce a entrare in qualche modo.